bel caffettino caldo la mattina. Oh, però tutta la neve che c'era fuori ieri sera l'hanno spalata via, sono stati di parola. Hanno portato via Todo questa notte. Abbiamo sentito per un bel po' gli spazzaneve, le ruspe più che altro, lavorare qua attorno, però non hanno dato più di tanto noia. Il signore giustamente ci ha detto di metterci da questo lato perché di qua passavano meno. Grande suggerimento. Questa notte meno 22 gradi, così. Adesso siamo a meno 19 qua fuori. Qua dentro si sta molto meglio. Noi ci facciamo un bel caffettozzo perché qua vicino ci sono dei nostri amici e magari più tardi andremo a fare un girettino con loro. Adesso è brutto, ma intorno alle 11 dovrebbe iniziare a nevicare. Vediamo un po' che succede, però ce l'aspettiamo oggi, lo sapevamo. Domani dovrebbe migliorare, quindi magari domani ci organizzeremo per andare a vedere Montreal. Sì. Wow. Voglio andare al Walmart a comprare un po' di arance per un po' di vitamina la mattina. Le abbiamo finite. Però mi sa che mi sono dimenticato il mio cappellozzo. Allora, è qua. È qua. Qui tutt'altro che pulito. Credo che ormai il camion lo vedremo pulito tra qualche mese. Ragazzi, ho visto che ci sono anche delle arance super a sconto. A $2 contro 6. Sembra che possa proprio valerne la pena. Ci stanno bene un po' di arance. $2, 70 euro. Quindi adesso mangiamoci le nostre arancine, facciamo colazione. Oh, si è tutto sgremato. Di freddo? No. Di sporco? Sì. Bene, usciamo uno alla volta. Sembriamo Neil Armstrong e Buzz Aldrin che si preparano all'uscita per andare sulla luna. Eccoli i nostri amici. Vai. Sbamba. Chiudi l'astronave perché io mi preparo e arrivo. Uno alla volta, è come l'airlock. Ok, lasciamo il camion qua al Walmart. Lascio acceso anche il riscaldamento. Non staremo via tantissimo. In modo tale che quando torniamo a casa stiamo bene. Non mi congelo le mani. Eccoci arrivati a Terra Buona. Lei è Simona. Preparazione delle scarpe. Antiscivolo. Tac. Congelamento mani assicurato. 15. Tac. Ragazzi, guardate questo fiume che ho scoperto chiamarsi Fiume delle Mille Isole. Pieno di iceberg. È quasi completamente congelato. Guardate, è incredibile vedere l'acqua che scorre sotto il ghiaccio. È pazzesco. Mi sembra di essere al Polo Nord. È una roba allucinante. Dove ci portate? Where we go now? Where we go? L'Île de Moulin. Andiamo all'Île de Moulin. Vamos. Raga, c'è anche una scultura di ghiaccio. Non so se si sta sciogliendo o che cosa. Non riesco bene a capire. Suona. Oh, pazzesca. Qua si vede bene quanto è spesso il ghiaccio. Pian piano sto chiudendo sempre di più pezzi qua. Are you cold? It's summer. Jeff ha origini canadesi e quindi per lui è caldissimo. Per noi non proprio. E adesso andiamo qua sull'isola dei mulini. Ci dovrebbe essere la possibilità anche di passare il fiume congelato. No, ci sono tutte le anatre accucciate lì sul ghiaccio. Un'altra scultura di ghiaccio. C'è una foglia d'acero. Sembrerebbe la bandiera canadese. Forte. E qua siamo arrivati alla diga che si mette nel lago ghiacciato.
diga che praticamente blocca leggermente il fiume per poi ributtarsi nel fiume stesso ghiacciato. È incredibile come riesca a ghiacciarsi anche qua dove l'acqua c'è una corrente fortissima. Qua c'è scritto che la prima diga risale al 1721. Eccoci qua al Moulin Neuf. Questo praticamente è una diga che doveva servire anche per alimentare tutti i mulini della zona. I primi risalgono al 1700. Cioè, questo regà è il fiume che rallenta per via di questa diga e quindi è completamente ghiacciato. Se cadi lì non la racconti! No, fai diversi modi con cui potresti non raccontarla. Primo per la trona, il secondo per il ghiaccio. Penso che tempo che sei lì sei già ibernato. Da questo lato non lo so cosa potrebbe succedere, non ne ho la minima idea. Non proveremo, raga, non proveremo. Cioè, che visione apocalittica, tutto gelato, il fiume e il vapore che comunque può essere creato da quest'acqua che nasconde un po' il mulino là dietro. E qui stiamo arrivando alla punta estrema di quest'isola messa in mezzo a questo fiume veramente enorme. C'è la tua panchina che puoi utilizzare per goderti il tramonto o per decidere di ibernarti se vuoi in questo momento. Che posto! Se pensiamo che pochi mesi fa eravamo ad Acapulco a morire de caldo, guardate dove siamo adesso. I piedi stanno cominciando a congelarsi. Ho bisogno del tè di cristallo per gli occhiali. Cioè, è magnifico vedere gli scoiattoli che saltano sulla neve. È fantastico. Fa le buche, infila dentro la testa, boh, per cercare qualcosa. Troppo deve scavare. Non ci vedo niente, ho tutto appannato. Ragazzi, stiamo tornando verso casa, sta iniziando a nevicare forte. Ragazzi, siamo tornati a casa, salutiamo per adesso i nostri amici, andiamo a casina. Non far uscire il caldo! Oh, mazza, si scivola qua. Qui fuori si sta innevando, adesso nevicherà fino a stasera. Può essere solo peggio. Ragazzi, guardate un po' come siamo messi questa mattina. Ha smesso di nevicare e oggi sembrerebbe che la giornata sia buona. E quindi ci spostiamo. Oggi vogliamo provare ad andare a Montreal. Abbiamo visto che non sarà tanto facile trovare un parcheggio, sicuramente ci dovremo organizzare con i mezzi pubblici, cosa che comunque di solito ci fa molto piacere. Sono le 7 del mattino, ci facciamo un bel caffè e andiamo in città. Vediamo se oggi il sole ci aiuta, perché siamo al 50% con le batterie. Il parcheggio del Walmart è ancora abbastanza vuoto, fuori ci sono meno 10 gradi, fa più caldo rispetto a ieri. Percepibile, guardate, non è proprio da stare fuori maniche corte, però si sente la differenza di 10 gradi sotto zero, fa differenza. Prepariamoci questo caffettozzo e iniziamo la giornata. Certo che hanno spalato questa notte, però io non li ho neanche sentiti, pochissimi, eppure hanno spalato tutto.
Proviamo ad accedere il camion, qua è tutto congelato, le serrature mi piacerebbe averle riscaldate, però dai, meno male funziona ancora. Adesso sono arrivate un po' di macchine. Il nostro camion è l'unico che è rimasto qua questa notte, insieme a quella macchina con delle scritte rosse, non so che cosa sia. Queste giornate super fredde mi rendo conto che l'Ebersparker ci mette di più a scaldare tutto il motore, deve girare parecchio per arrivare a 40 gradi, non è ancora arrivato infatti nonostante sia acceso da quasi un'ora adesso, voglio aspettare ancora un pochino. D'altronde le ultime due giornate sono state freddissime, minime tra i meno 22 e meno 23 e la massima ieri è stata meno 14, la massima che abbiamo visto. Stando fermi due giorni, credo che tutto si amplifichi. Non so se possa servire qualcosa, magari temporizzare un'accensione, lo posso fare in modo tale che, non so, ogni 3-4 ore giri un pochino e magari tenga un po' caldo, in modo tale da simulare che abbiamo acceso il camion. Non lo so se possa servire. Siamo pronti per lasciare questo parcheggio del Walmart e andarne a cercare un altro, un po' più vicino al centro di Montreal. Io non ho ancora messo il liquido per lavare i vetri, mannaggia. Ciao Walmart! Adesso dobbiamo prendere la strada principale per andare a Montreal. Queste sono strapulite, mentre le strade ci sono appena fuori da questa, sono quasi intoccate da dopo la nevicata. Guardate il parcheggio. Ci metto veramente un sacco a far scaldare il motore. Vado veramente piano in questi primi chilometri. Montreal. L'asfalto, ragazzi, è veramente devastato. Ci dicevano i nostri amici che qua ogni anno devono rifare l'asfalto. Dopo l'inverno devono rifarlo completamente perché il freddo distrugge tutto. Ed effettivamente ci rendiamo conto già adesso. È pieno di buche. Cioè, adesso qua non possiamo sbagliare. Bene ragazzi, io credo proprio che per adesso parcheggeremo qua. Non è molto chiaro se ci potremo rimanere la notte, poi magari chiediamo, intanto sfruttiamo per andare in centro perché appunto c'è qua vicino la metropolitana, quindi è stracomodo. Allora, ci stiamo preparando, abbiamo tirato fuori delle solette scaldanti che non sono quelle che abbiamo comprato qua. Queste penso di averle comprate anni fa per i giri in moto che facevamo in inverno. Dice che 5 ore di calore. Io invece ho messo quelle comprate qua e queste dicono 6 ore. Quindi vediamo. Bene ragazzi, proviamo a lasciare il camperozzo qua. Andiamo a visitare questa città. Camminiamo un po' sul ghiaccio. Ragazzi, la metro station è là. È proprio vicinissimo, sarebbe veramente comodissimo. Bene, qua stiamo a Namur. Vamos a ver. Che vento c'era? Negli inferi qua di Montreal, dove prende la metropolitana. Pazzesco. Guardate lassù dove sta la luce. Come sempre ci vuole un po' per trovare la combinazione migliore. Abbiamo capito che forse ci conviene fare un biglietto per un giorno illimitato. Tac, tenemos los títulos. No, bellissima! Che bella questa fermata! Ragazzi, adesso noi siamo a Namur e questa è la linea che dobbiamo prendere. Ah, vogliamo andare a Piazza d'Armi? Ma guardate che forte! Praticamente ogni fermata c'è scritto il tempo. 2 minuti, 3 minuti, 6 minuti, 10 minuti, 14 minuti. Teoricamente 17 minuti e arriviamo a Piazza d'Armi. Vamos! Bello questo ingresso alla metro, guarda anche qua questi archi! E devo dire che anche questa mi sembra veramente lunga. È veramente lungo sto treno. Arriva, arriva, arriva. Cioè, ragazzi, è un treno assolutamente stranuovo. Puoi percorrerlo in tutta la sua lunghezza. Station Côte Sainte-Catherine.
Bene ragazzi, siamo arrivati a nostra stazione. Ho capito che aprire queste porte è veramente complicato. E eccoci qua a Piazza d'Armi. Metropolitana veramente bellissima, straveloce, stracalda. Dentro stavo morendo di caldo. Qua fuori sempre meno 10, non cambia mai. Adesso stiamo andando verso la Basilica di Notre Dame, di cui sentiamo anche le campane. E questa, ragazzi, è Piazza d'Armi. Me l'aspettavo decisamente più grande. Le piazze d'armi in Sud America erano enormi. Your best kept secrets underground. Your hand on my chest, my heart beats for you. I keep my arms out and hold you like before. Ahimè, la basilica è chiusa, stanno facendo dei lavori, li sentiamo anche, quindi non si può entrare. Ci sono delle macchine che sono veramente in condizioni pietose. Mamma mia, praticamente tutti i parafanghi pieni di neve, ghiaccio, tutto bloccata. Ahimè, abbiamo capito che per le strade di Montreal, ma anche per le strade di Toronto, assolutamente non si può parcheggiare il camper, assolutamente. Dai. Questo potrebbe sembrare un dettaglio assolutamente poco turistico, ma in realtà a me colpisce. Questi generatori sono sostanzialmente i motori del riscaldamento per questa impalcatura, perché qua stanno lavorando all'esterno dove c'è meno 20 e quindi si devono giustamente riscaldare. Non l'avevo mai visto in vita mia, l'impalcatura riscaldata non l'avevo mai vista. Tutti questi impianti sono per il riscaldamento, per far lavorare al caldo gli operai. Giustamente, a New York non si erano viste i riscaldamenti in impalcatura. E chissà se rimanendo qua sotto l'impalcatura sfruttiamo un po' anche del calore. Cioè, guardate, hanno messo tutto l'isolante per non far uscire il calore, ogni pertugio tappato. Assolutamente tra importante. Anche questa macchina la toglieranno al disgelo. Adesso stiamo provando ad andare a vedere il fiume. Siccome è tutto bianco qua attorno a noi, è difficile distinguerlo. La cosa che stiamo notando è che non mancano le insegne dei ristoranti italiani. Un po' più alla francese c'è crème de la crème. Intanto sta iniziando a nevicare. Stavamo cercando di apprezzare queste sculture, non è che ne stavamo capendo tanto il significato, ma adesso ancora meno. Cioè, raga, quello secondo me è certamente un portapotti, quello che si usa in tantissimi camperozzi. Perché l'hanno messo lì non riusciamo proprio a capirlo. Se qualcuno conosce queste sculture di Montreal e perché qua c'è un portapotti, fate un commento adesso che magari ci facciamo due risate. Ma tra l'altro non si può neanche usare, perché c'è quella parte di roccia sopra che non ne facilita l'uso. Adesso proviamo ad attraversare le rotaie. Saranno riscaldate? Boh. Proviamo ad andare a vedere se si riesce a vedere il fiume da vicino, se riusciamo a individuarlo. Dovrebbe essere là in fondo. Qui sembra che ci troviamo all'interno di una specie di Luna Park. La ruota è in funzione. Non ve la posso far sentire bene perché sennò mi censurano il canale, ma comunque qua sotto la ruota sta suonando Volare. Tanta roba. Io non riesco bene a capire, ma credo che stiamo camminando su un pontile. Io credo che qua sotto ci debba essere l'acqua, però non è che ne sono proprio certo. Guardate il fiume San Lorenzo, mezzo ghiacciato e mezzo no.
guardandola in fondo verso tutta quella zona industriale si vedono delle navi ormeggiate, ci deve essere un porto grande, ma è incredibile vedere queste navi di fianco a questa lastra di ghiaccio impenetrabile. Ci sono delle orme, qualcuno è arrivato, penso che non so se con una motoslitta, con qualcosa, fino lì. Guardate la corrente del San Lorenzo che si schianta contro questa lastra di ghiaccio e va là in fondo, proprio dove invece la corrente è molto forte, ragazzi, veramente fortissima. Ma non poteva mancare la pista di pattinaggio qua proprio sotto il ruotone. Questa pista di pattinaggio, a parte che è enorme, è veramente incastonata in una cornice veramente molto bella. Sarei curioso di sapere qualcosa di più di questo edificio, dove ci sono tutte queste fotografie esposte. Qualora voleste venire a farvi un giro qua, per informazione, farsi un giro sulla ruota costa $25 a persona. Dura un po', immagino, perché va veramente lenta, però insomma non è proprio economico. Però ti puoi fare il selfie a gratis. Bene ragazzi, ma adesso lasciamo un attimo la zona del fiume per tornare un po' più verso la parte centrale storica di Montréal. Questa siepe tutta spennata è anche il paradiso di questi uccellini, è pienissimo, strapieno. Qui ragazzi ci sono i portabiciclette, ma c'è anche il kit del meccanico, identico l'avevamo visto a Miami. Appoggi la tua bicicletta e ci sono tutti gli attrezzi per fare la manutenzione. E c'è pure la pompa per gonfiare. E raga, funziona, non è un non funzionante. Qui invece sono tutte le colonnine per le bici a noleggio, evidentemente, che adesso invece non ci sono, ma ne capiamo anche la ragione. Beh, a proposito degli edifici, quella casa è strana lì in mezzo a quelle due strade strettissime, conficcata tra due palazzi enormi. Adesso lasciamo un attimo il quartiere storico per due motivi. Primo, perché attraversiamo Chinatown, ma dobbiamo anche andare a mangiare. Simona e Jeff ci hanno consigliato un piatto tipico del Quebec che assolutamente dobbiamo provare. Una roba muy ingordante, bastante gorda, che vediamo se ci sfamerà. Credo che può esserci qualche chance che lo faccia. Però, come dicevamo, eccoci qua a Chinatown. Ingresso! Il salon de coiffeur. Andare al coiffeur cinese costa $10. No, bellissimo questo gigante ramen, veramente enorme. Beh, naturalmente qua sono quasi tutti i ristoranti cinesi. Ci sono i ristoranti anche nei sotterranei qua. Cucina di Hong Kong in stile cantonese e shenquainese. Questo non ho la minima idea di che cosa venda invece. Allora, infiliamoci qua nel casino di Chinatown. Quanta gente! Questo, ragazzi, sembra un tempio. Un ristorante specializzato in dumplings. Cioè, ce ne sono veramente tantissimi di ristoranti, ragazzi. Cioè, è impossibile sceglierne uno. Buffet Resto Sport Mondial. Noi siamo diretti al nostro piatto tipico del Quebec, ma devo dire che tutti questi profumini mi stanno attirando veramente tanto. Si
Simone e Jeff ci hanno detto assolutamente di provare questo robo qua, fatto con le patatine fritte, con formaggio, non so cos'altro c'è sopra. Ci hanno detto di venire a mangiarlo qui, da questo ristorantino, quindi ci proviamo, vamos. Non so se si potrà mangiare dentro, nel caso ce lo portiamo fuori, al caldo. Sono veramente curioso di provare questo strapiatto, strapotente. Speriamo che sia buono. Ecco qua il nostro piatto, ragazzi. Cioè, mamma mia. Ragazzi, questa roba è veramente... tanta roba. Vabbè, fondamentalmente è un super piatto di patatine fritte stracondito. È buono però. È gustoso. Non sembra neanche tanto fritto. È talmente condito di altra roba che non si riesce a distinguere il fritto. Sì, poi lo devi mangiare stracaldo, se no veramente... Se no diventa tutto. Sarà anche pesante sto piatto, ma ce lo stiamo mangiando proprio... Zalon. Abbiamo chiuso i denti. Dobbiamo dire che ci sta, è veramente tanta roba, ma ci sta. Dobbiamo riprendere la metro. Sono tutte con vista queste stazioni della metropolitana. Noi siamo qua dove c'è sto simbolo un po' dell'esplosione, non è che mi piaccia tanto. Però dobbiamo andare a Berri adesso. Ammazza che scale mobili. Cambio di metropolitana. Bene, siamo quasi arrivati a Little Italy. Mamma mia. Ah, infatti ci sono le bandiere italiane. Nelle retrovie le strade non è che siano proprio tanto pulite, guardate qua. Il marché Jean Talon. Jean Talon. Vamos a ver il marché. Beh ragazzi, intanto frutta e verdura. Ah, mi viene voglia di un po' di frutta dopo il pranzo così pesante che abbiamo fatto. Beh, la prima cosa che noto è che anche qua tutte le verdure sono posizionate in modo spettacolare, sembrano delle piccole opere d'arte. E guarda che forti queste zucche, su ognuna c'è scritto il prezzo. Ci sono zucche per tutti i gusti e per tutti i prezzi anche. Ci sono anche le mini patate, le mini pommes de terre. No ragazzi, guardate che varietà di olive, che buone. Proseguiamo perché comunque qui c'è Little Italy e ne vediamo subito qualche segno. C'è Administration Management di Linda Girolamo. C'è la pizzeria napoletana dal 1948. C'è Miss Napoletana e Conca d'Oro. Là anche lì si sente volare, che va molto qua, ma a Conca d'Oro fanno anche i cannoli. Questo è l'asilo nido Petit Italy. Guardate i ghiaccioli che ci sono su questa grondaia. Mamma mia, se te ne casca uno in testa veramente non la racconti. Qua c'è l'Osteria Pollino, cucina meridionale. E questa è la parrocchia italiana Madonna della Difesa a Montreal. La pasticceria Alati di Caserta. La pizzeria Motta siciliana. Pizza party, olive, peperoni imbottiti, antipasti, prosciutto, bruschetta. Antipasto servia vec focaccia. Di questo oggettivamente non mi fiderei tanto. Non so, siamo fino dopo un mischione. Tiramisù e cannoli. Hanno fatto un mix di francese, inglese e italiano. No, non ci siamo. Simone e Jeff ci hanno detto che qua sta andando tantissimo questa cosa che tu ti porti il tuo vino da casa e lo consumi al ristorante. E questo perché ci dicevano che non tutti i locali hanno la licenza per vendere alcolici. Però se te lo porti da casa tua puoi consumarlo. E c'è anche il cartello che ci ricorda che siamo nella piccola Italia di Montreal. Petit Italy. Bene, ma adesso dobbiamo prendere nuovamente la metropolitana. Ci scaldiamo anche un po' qua sotto, perché riattraversiamo nuovamente tutta la città e andiamo a vedere uno dei luoghi simbolo, perlomeno per quanto riguarda l'architettura un po' strana di questo posto. Qua continuiamo a scendere, ragazzi. Ragazzi, ma questa linea è su gomma.
Cioè, ci sono anche le rotaie, però le ruote scorrono su quella specie di marciapiedino lì sotto. Effettivamente stiamo notando che questa metropolitana fa un rumore assolutamente unico. C'è lo sferragliamento tipico dei treni. Ragazzi, stiamo andando qui alla Biosphere. Sbam! Eccola qua. Cioè, guardate che roba. E ragazzi, qua ci troviamo sull'isola Sant'Elena, dove ci sono alcune esposizioni che ci ricordano l'importanza del cambio climatico sul nostro pianeta e non solo. È veramente magnifica questa mostra fotografica proprio qui davanti a questa cupola incredibile, questa struttura del futuro proprio. Cioè, queste foto sono magnifiche, ti mettono una voglia di viaggiare incredibile. Pescatori del villaggio di Odisha. Una foto di Steve McCurry scattata in Yemen. Mamma mia, incredibile. Pinguini su un iceberg in Antartide. Ragazzi, un orso in British Columbia. Guardate dentro questa foresta incredibile. E noi qui ci dobbiamo ancora andare. Che posto, che foto, che orso. Mamma mia. Ah, io mi sono fatto prendere dalle fotografie, non me ne ero neanche reso conto, ma siamo già dentro la struttura di ferro di questa sfera incredibile. Ma abbiamo camminato fino in fondo qui su quest'isola spettacolare dedicata allo sport, dedicata al frio di questa temporada, per vedere una vista sul Rio San Lorenzo, che è proprio di fronte a dove siamo stati prima. Ed eccoci qua di fronte a questo panorama spaziale, la skyline di Montreal. Una cosa interessante è che il globo che abbiamo visto è stato costruito in occasione dell'Expo del 1967, che è stato allestito proprio qui dove siamo noi, su quest'isola, ed è stato un evento importante per tutto il XX secolo. Pensate che era un Expo particolarmente dedicato ad Antoine Saint-Exupéry, di cui noi abbiamo percorso un po' la strada che lui percorreva con l'aereo all'inizio del nostro viaggio. Abbiamo visto anche la statua in Marocco. Tac, direi che l'abbiamo usata. Abbiamo sbagliato qualcosa? Speriamo di no, perché se no non si torna a casa. In generale la linea della metropolitana devo dire che è veramente bella, stracurata, e anche le stazioni sono molto interessanti. Bene, siamo tornati indietro dal nostro giro al centro città e adesso dobbiamo decidere se provare a rimanere lì al Walmart dove siamo oppure spostarci. Qui sulla strada principale c'è pure traffico. Eccolo qua, Valentino. Siamo arrivati a casa. Eccoci qua.